Si aprono. Qui siamo nei famosi giardini Naxos. Non Nexus, rivista formidabile che non a caso hanno fatto sparire, ma giardini Naxos, infatti circondati Taormina. Da piante meravigliose, da frutto. Ma questo per esempio è un rarissimo liquidambar canadese. Penso un po', dal Canada è arrivato fino qua. Non mi dispiacerebbe una bella isola, detta anche Isola Bella, qua davanti però, sono sincero. Sì. E quindi noi non ci dobbiamo stupire che se dal Canada vengono gli alberi, dall'Africa vengono i migrantes a tenere compagnia a chi? Ai preti. Sono degli accompagnatori. Adesso infatti hanno fatto una norma secondo cui il migrantes che si autodefinisce frocio immediatamente viene accettato. Perché? Perché fa comodo al culatta, al prete, o no? O nelle regioni rosse. Dove il culatta, è vero Di Maio? È vero Zingaretti? Noi sappiamo che voi vi siete incontrati non tra Di Maio e Zingaretti, ci sono incontrati non in un terreno neutro, ma in un terreno competente. Per concordare, no? Per concordare quello che devono fare tra di loro. Cari amici, voi credete di nascondere la vostra vera natura, ma il mondo conosce, sa, approva, disapprova, inchiappa, inchiappetta, culatta, fate quello che vi pare. Oh, aspetta, qui ci abbiamo reduce da una caduta, sì. Come si dice? Sui lombi? Sì, no. Sul pube? Sul pube! Lui è l'unica persona che ho conosciuto in vita mia che ha sbattuto il pube! No, aspetta un momento! No, il che vuol dire che il pube sopravanza molto il naso, sì. e i gomiti! Nel mio caso! E le ginocchia! Nel mio caso, ricordatevelo bene! Ecco, avanti, la voce alla verità! Quello però. Sì. Allora vai. Dopo io leggerò questo. La CIA finanziò la musica contemporanea e io lo conobbi perché lo nacqui. Sì. E io l'ho sempre sostenuto. Se voi andate a vedere, non dico i miei video. No, ma poi dopo racconto. Ma sì. Ma i miei scritti, io fin dai tempi della famosa Woodstock, capii subito che lì c'era qualcosa che non funzionava. Tant'è vero che... Perché per riunire così poco tempo, 500.000 persone, in un posto così ristretto, ci vogliono anche le organizzazioni. Non può essere una cosa spontanea. La vera Woodstock... Perché chiamarono Woodstock un posto che non era quello, perché vedi caso il posto fu preso in affitto da uno che era un competente in merito, capito? Uno di questi, appunto. Quindi sappiamo tutto e quindi siamo in attesa di buone novelle. Per il momento c'è qualcosa che vi volevo far vedere, perché il caso vaccini a scuola resta nel caos, vale il decreto Lorenzin. Ci sono andate avanti 3 o 4 anni, ma le imposizioni delle multinazionali sono sempre rimaste intatte. Vai. Giorgio, sta registrando, eh? Lo so, io aspettavo che lui dicesse la sua. Comunque, un articolo molto bello, la ribollita di tasse nel piatto giallo-rosso. Niente deficit. Quindi, cioè, è un assurdo... Non spenderemo una lira. Nella,
perché i soldi se li devono mettere in tasca loro. Certo. Nella società attuale, con tutte, come dire, le leggi elaborate ad hoc che ci sono state, che si rincorrono, con tutta l'attività di studiosi dell'economia, delle tasse e quant'altro, siamo arrivati al punto che non è mai esistito nella storia che non ci deve essere il deficit, capito? Ma io ti faccio un deficit che te dico io. Poi lo diremo. Un'altra cosa che qui mi è piaciuto di questo numero della verità è che finalmente un'altra conferma l'abbiamo avuta noi da un grande dell'ambiente, un grandissimo dell'ambiente. Messner, che chi è che non conosce Messner? È qui. Greta è tutta pubblicità e nient'altro, noi l'abbiamo capito subito. Quando certe persone abituate a sfruttare l'ambiente e a non fregarsene niente, perché nell'ambiente l'unica cosa che conta è la pianta dell'incenso. No, ma voglio dire... La pianta dell'incenso, no? Cioè in tutto il mondo l'unica pianta che conta è quella da cui si ottiene l'incenso, o sbaglio? L'unica pianta che conta è quella da cui si ottiene l'incenso. Perché devono coprire con l'odore dell'incenso le scorregge dei preti. La puzza del marcio. Vabbè, procedi. No, volevo dire, così è giusto un tempo, diciamo una riflessione estemporanea, cioè che in questi giorni ho guardato un po' di televisione e devo dire che c'è una massiccia campagna pubblicitaria sulle disgrazie dei poveri bambini africani, quelli italiani no. Quelli africani. Quelli italiani hanno già sfruttato a sufficienza. Certo, se lo inculano, quindi giustamente oramai è andata. La verginità è perduta, sì. Che vuoi riparare più. No? Non solo, trafficano gli organi di quelli italiani, vanno a sparire. Ecco qui. Lasciamo perdere. Sparire quello e ricomparire. Quello che volevo rinascere dire, nei corpi altrui. Quello che volevo dire, che è applicabile anche ad altri ambiti, è che continua a rompere il cazzo al povero consumatore idiota, beota, cretino italiano a 9 euro al mese perché deve salvare il bambino. No, li mortasci loro. Ci sono una serie di leggi, non una, almeno 3-4 ordini diversi, ordini, non leggi, ma quantità di leggi di vario ordine, che impediscono e proibiscono la visualizzazione, sì. Il commercimonio dell'immagine degli infanti. Immagine poi gli infanti sofferenti li fanno vedere. Sì. Ma la cosa più grave in tutto, cosa che noi abbiamo denunciato in più occasioni, in più riprese negli anni scorsi, ma la cosa più grave di tutto è che continuano a rompere il cazzo e la gente non se ne rende conto. Quindi, l'idiozia dell'ascoltatore medio. Ma scusate, sono 2000 anni che sanno parlare delle sofferenze di Gesù, porco Giuda, e questi ci abboccano. Ti immagini? Ma sono dei bambini. Fammi finire, che sennò non si capisce. Allora, tutto questo, continuano a bombardare il cervello macrobiotico e microbico dell'uditore medio a 9 euro al mese, quando a presidente di, come si chiama, Save the Children, indovina chi c'è? Il figlio di uno dei maggiori azionisti e finanzieri italiani, che basterebbe che lui prende dal suo portafoglio un po' di spiccioli e raccoglie i 9 euro che chi pretende da noi. Vaffanculo! Prendili da tasca tua se sei così convinto, no? Tu fai pubblicità, tu c'hai le banche, controlli le banche, controlli una marea di società, vendete una società, se proprio sei così altruista. È così Filadelfio, si può dire il nome? Filadelfio, no? Bellissimo, bello, ti piace Filadelfio? Filopuerum, si può dire il nome o non facciamo nome? No, si può dire, è il figlio di Benedetti, che come si chiama? Non mi ricordo più. Morisse e risurgesse. E lo stesso vale, questo stesso discorso vale pure per esempio per la raccolta delle bottiglie o delle mozioni di sigaretta. Basta semplicemente che la sigaretta fosse fatta di biodegradabile, che è fattibilissimo, anche il filtro. Come questa è biodegradabile. Esatto, le fai tutte biodegradabili, dopo 3-4 mesi se so putrefatte e quindi ritornano all'ambiente. No, oppure le bottiglie fai, invece che farle in PET, li fai in polimeri
del mais che dopo 3 mesi vanno a fanculo. Oppure, meglio ancora, rimetti in commercio le bottiglie di vetro, le fai andare a prendere avanti e indietro, tanto comunque i camion, oggi non so più i camion di 40 anni fa quando hanno fatto le pette, certo. Oggi i camion portano 40 tonnellate di roba e quindi a voi a portare bottiglie, capito? E molto spesso viaggiano nel percorso di ritorno scarichi, quindi certo. Non c'è problema. È risolto, risolve il problema in 448, non c'è bisogno di inventarsi la giornata della raccolta delle cicche, meritoria, certo. Ma che non sarebbe necessaria se la gente che dirige il mondo avesse come priorità il bene del mondo e non lo sfruttamento fino all'osso in modo che il commercio incrementa, le azioni che salgono, ma la giornata la rarità, la rarità del manganese, del tungsteno, del lavorio, eccetera eccetera. La giornata dell'8 settembre non è una giornata che vuole far capire alle persone che è importante pulire, anche se quel giorno poi sarà importante pulire, ma perché? Perché daremo l'esempio alle nuove generazioni, quindi di conseguenza mettiamo di fronte al problema soprattutto i bambini e le famiglie con bambini, che sono le maggiori persone che saranno invitate a quell'evento dell'8 settembre tra Roma e Torvaglianica, ricordo, dal primo cancello sulla via Litorania per arrivare fino alla Piero Rosato di Torvaglianica, entrata 13. Ma il discorso è un altro, il discorso è che quel giorno faremo informazione, l'informazione che vedete spesso e volentieri naturalmente sul canale YouTube di Alba Mediterranea, che vedete sulle pagine di The Walk of Change, che vedete sulle pagine Facebook anche di Attiviamoci Tutti. L'informazione che vogliamo dare è un'informazione neutra, che soprattutto... Ma soprattutto a tutto campo. Ampia, a tutto campo, non soltanto sui vaccini, non soltanto... È tutto collegato. Certo, è tutto collegato, tutte le problematiche sono collegate e tutto si rifà a che cosa? Per arrivare denaro. Al denaro, all'economia, al controllo ed è per questo denaro. Che noi vi diciamo, in questo periodo storico dove ci stanno riproponendo le solite solfe a livello politico con partiti, movimenti, unioni, divisioni, quello che sia, per farvi capire che qui non si tratta di un colore politico, qui si tratta di una cricca di persone che vogliono continuare ad avere il controllo su di noi. E allora quello che noi vi chiediamo per l'ennesima volta, iniziate ad approfondire che cos'è il legittimo voto di protesta, un'alternativa di voto reale, ma questa volta iniziate a capire che al legittimo voto di protesta può seguire una vera rivoluzione dell'economia e della politica, chiamata cambiale sociale. Iniziate ad informarvi che cosa sia. Chiedete per esempio a Orazio Ferniani di mandarvi una copia del libro da lui scritto. Il signor Ferniani qui non si è inventato nulla, ha creato qualcosa che può essere il cambiamento semplicemente rifacendosi a qualcosa che è sempre esistita. E il fatto che chi l'avesse proposta prima di lui, negli anni passati, nei decenni passati... Voglio fare un esempio. Allora, da questi giorni di Ferragostani li ho usati per lavorare e pulire in giardino, che erano 4 o 5 anni che non facevo pulizia seria, e anche per ristudiarmi un po' di personaggi storici, ambienti storici, diciamo acme storici, eccetera, no? E la cosa incredibile è che la gente, come al solito, beota, anche quelli che ci ascoltano purtroppo, perché io ad alcuni spiego le cose, gliele faccio capire. Dopo mezz'ora, tre quarti d'ora che gli ho detto lo scenario con i punti saldi, solidi, che determinano una nuova visione dello scenario generale, del paradigma, questi mi rifanno le stesse domande. Ma chi ci mettiamo al governo? Ma li mortacci tua! Non ce devi mettere nessuno al governo, perché non serve nessuno in questa nuova epoca tecnologica in cui veramente oggi abbiamo dei poteri sovrannaturali, si potrebbe dire, fino a 50 anni, anche uno che ci vedeva 50 anni fa, che ha vissuto 50 anni fa, basterebbe pensare al nostro nonno, che il nostro nonno, se vedesse una società del genere, avrebbe paura a parlare con noi, perché penserebbe che avremmo dei poteri sovrannaturali. Quindi in questo contesto, nonostante uno spiega le cose, però è talmente radicata la formula della psicanalisi indotta nel corso dei millenni e ultimamente in maniera proprio parossistica, a partire, dopo lo leggo qua, a partire dal 1945, e sappiamo bene il perché, poi dopo ci arriviamo. A proposito, il 31 di questo mese ci sarà un importantissimo convegno
indetto dall'amico Emiliano Babilonia è dedicato al lavaggio del cervello, alla manipolazione cerebrale. Ma qua ce n'è anche. Allora, per tornare al percorso principale da cui era partito il discorso, il problema è che la gente non riesce ad intendere qualcosa che gli è stato insufflato per decenni in maniera diversa, più o meno simile, molto simile. Lavoriamo per step sì, per arrivare al concetto. E quindi ecco, ci si ritrova poi a dover fare questi video per cercare di spiegare qualcosa che è davvero platealmente davanti agli occhi della gente, davanti agli occhi proprio banalmente della gente, è appariscente, ma al cervello abituato a pensare diversamente non appare. Si dice, gli occhi vedono solo quello che la mente è in condizione di interpretare. Capire. Punto. Esattamente. È talmente chiaro. Esattamente. Ma infatti basta pensare ai cosiddetti miracoli, no? Sì. Sono eventi che sicuramente hanno avuto, sono successi, hanno avuto più o meno una evoluzione secondo quello che è stato descritto, ma con altri occhi sarebbe stata un'altra realtà e un'altra esattamente, verità. Esattamente, certo. Poi a tutt'oggi continua a arrivare il prete, no? Vedono, no, vabbè. Benedictur! L'immortaccio! Nel cuore dell'Australia, no? Esce fuori una particolare forma di fuoco fatuo, deve venire il prete che ti deve dire se è la Madonna o non è la Madonna, capito? Allora, io voglio ricordare, a proposito di preti, ad esempio, Benedetto IX, oppure Giovanni XII, oppure Clemente I, oppure Ponziano e Silverio, sempre papi anche loro, oppure Leone e così via, Leone III, oppure Benedetto IX, appunto qui dicevo. Ma poi lo leggo perché è troppo interessante e ci sono dei risvolti che tuttora sono di un'attualità grave, pesante, derivante da questi infami qua che si sono nominati papi a prescindere, a volte nominati pure dalla plebe di Roma, successivamente poi a partire... Che erano i più legittimi in ogni caso. Sì, quantomeno erano condottieri che portavano avanti gli interessi dei romani, quelli di Roma, solo della cittadina che era di attorno 20-30 mila abitanti. Che erano Roma, molti per l'epoca. Per l'epoca erano molti, certo. Beh, consideriamo che in epoca augustea in Europa c'erano circa 25 milioni di persone. Nel Medioevo ce n'erano circa 5 milioni. 5 milioni e poi piano piano... Ah, ecco, la riflessione è partita da questo. Allora, volevo dire, a proposito di ricchezza, la ricchezza... mettiamo a punto un concetto. La ricchezza non è determinata dalla capitalizzazione e accaparramento di una determinata materia, materiale, metallo più o meno prezioso, perle o cazzi vari, perché se tu hai un forziere di perle, un forziere di diamanti, un forziere di oro, uno di argento e c'hai fame, non è che te mangi le perle, e non c'hai niente da mangiare, infatti... In varie epoche, per esempio parliamo del 1348-49-50, la grande peste che è partita da Palermo in Europa e poi si è estesa dappertutto in Europa, ma probabilmente veniva già dalla Cina. Era una famosa peste cosiddetta mafiosa. E quella peste lì ha portato conseguenze importanti di ogni genere, perché praticamente... è morta una persona su due, quindi da in quel momento lì erano arrivati a 50 milioni, nel 1348 c'era stato il Rinascimento, già eccetera, diciamo più o meno 50 milioni, quindi sono ritornati indietro all'epoca appena dell'inizio a Firenze, ad esempio, c'è stato uno spostamento di ricchezza da certe famiglie alle altre. Ecco, ma ci arrivavo. E tu mi freghi sempre, ma hai capito dove puntavo e mi hai fregato. Vabbè, adesso però lo frego io a lui. Allora, che è successo? Che ammazzando una persona su due, non è che ha fatto una selezione, adesso ammazzo
un arrutino e ne lascio un altro da arrutino. Certo, poi ammasso, un nobile piuttosto che poi ammasso un falegname, però un altro falegname c'è. Oppure un San Pietrino, quello di mettere i San Pietrini, e lascio un altro San Pietrino che può continuare. Ci sono stati dei settori dell'attività umana in cui non c'era nessuno che facesse quel lavoro. Per cui, la cosa incredibile, uno pensa, no, muore metà della gente, la ricchezza di quella metà va all'altra metà. No! Inculato, t'ho inculato. Perché va in maniera così parlavo da famiglia a famiglia, che era un'altra cosa. No, ma anche lì è diverso. Anche lì ci sono state delle famiglie che si sono arricchite, altre che si sono impoverite e così via. Alcune famiglie sono completamente sparite, eccetera. E quindi che cosa è successo? Che uno ritiene che metà di quella ricchezza va all'altra metà, no? E invece no. Perché? Perché si è creata un'inflazione del 1000, 2000, 3000 del 100, cosa impensabile, che per esempio una volta per fare, che ne so, un mattonato davanti a casa uno spendeva tre fiorini d'oro o d'argento come vuoi, e poi ne è dovuti spendere 2 o 3000. Perché? Perché intanto c'era più denaro a disposizione di ogni singolo, quindi c'era più capacità di spesa. Dall'altra parte però c'era meno capacità di produzione, certo, perché c'era una metà delle persone, certo, e magari in alcuni ambienti mancavano del tutto le competenze. Quindi quella che avrebbe dovuto essere, come nel pensiero diciamo medio ha espresso lui, in realtà si è ritorto contro la società nel suo insieme, che ci ha messo come minimo attorno a una generazione per recuperare il tempo perduto, rimettere in sesto l'economia, perché poi anche l'economia ne risente ovviamente, perché ad esempio in certi settori, che ne so, i conduttori di somari non c'erano più, o gli scrofari, no? Quelli che portavano la scrofa duchessa, no? Sai che c'era la scrofa ducaria o duchessa, no? Questo vuol dire nell'economia medievale, ma anche nel Rinascimento, c'era il... Adesso le chiamano attrici. C'è. Bravo, complimenti, questa ti piace. C'era la scrofa ducaria e c'era lo scrofaro che andava a mettere nei boschi adatti tutta la mandria dei figli della scrofa, e che era una ricchezza. Il maiale era la ricchezza delle famiglie. Il verre, eccolo qui. Il verro. Alla scrofa, eccolo qui. Il verro. Gli davano il verre. Verro, uguale. Capito? Quindi, in questo contesto, cercando di legare tutti gli argomenti disciolti che si sono accavallati in questa. Come si chiama? Questa tiritera. No, aspetta, c'è un termine francese che non mi è. Calembour. No, un altro. Vabbè, insomma, ce ne frega un cazzo. Quello che è importante è che tutti questi discorsi. Ambaradam! Sì, ma Ambaradam è aramaico. Sì, sì, sì. È un'altra cosa. È soprattutto una brutta premessa per noi italiani. Come la giudichi? Allora, tornando a noi, quindi tutto questo insieme, adesso non mi viene la parola giusta, ma poi mi verrà in mente. Potpourri! Potpourri anche va bene, ma non è un'altra parola, vabbè. Vabbè, dai, prosegui. È del periodo. Vabbè, poi mi verrà in mente lo dico. Non ti aggiversiamo. Allora, tutto questo sono tutte, diciamo, considerazioni e rappresentazioni di fatti che abbiamo elencato, che sono tutti in qualche modo coinvolgenti, coinvolgibili in un processo di evoluzione socio-economica, finanziaria, eccetera, e storica, che ci ha condotto alla situazione attuale, dopo averci sottratto nel corso dei secoli tutta l'originalità dell'individuo. Ed è lì che bisogna ritornare, all'originalità dell'individuo, che è il produttore del valore, il produttore della ricchezza. Se non c'è l'individuo che fa il maniscalco piuttosto che l'agricoltore o lo scrofaro, la società si ferma. Ma soprattutto che tu c'hai 10 forzieri di perle, di ametiste, di diamanti, di lapislazzo, di quello che cazzo ti pare a te, tu muori, non c'hai possibilità di sopravvivere. L'uomo, in quanto dotato del cervello e dell'esperienza, non può vivere isolato, mentre c'è l'animale
tipo il cinghiale maschio, il verro, che può vivere tranquillamente da solo come quasi tutti i maschi di degli animali superiori. Ma non sopravvivere? No, no, può sopravvivere tranquillamente. No, dico vivere, ma non sopravvivere attraverso la prole. Certo, può tranquillamente vivere. L'uomo da solo, a parte la riproduzione, se non c'è una donna non ti riproduci, ma soprattutto non c'hai la possibilità di sopravvivere tu. Non esiste, puoi campare qualche... Infatti gli eremiti, i cosiddetti eremiti, non è vero un cazzo che erano eremiti. Infatti. Non era vero. C'avevano lì i vari, le pie donne che andavano a fare i pompini quando gli serviva. ma sì, è così. Come no? Sappiamo tanto di... vero. Anche il signor Celestino Quinto. Capito? Pietro l'Eremita. Le pie donne tu si sei mandato ai romitori di questi... Stanno appiccicati lassù 500-600 metri, ma ci arrivi quando vuoi con somaro. Quindi dove sta l'eremitaggio? Che dicevi, no, vattene via, non voglio la torta che mi hai preparato. Tant'è vero che c'è un mito. Anche in tempi più attuali, nel film di Sean Penn, Into the Wild, alla fine lui stesso, il protagonista, che purtroppo poi muore, si rende conto però che alla fine che una vita wild, da solo non è possibile. Ma Into the Wild è, prima che un viaggio, un'introspezione interiore, certo, come tutti i viaggi, certo, come l'Iliade. Certo. Come l'Odissea, vorrei dire, vorrei dire. Mi è venuto l'Iliade, come l'Odissea, mi confondo sempre, e poi lo so la semantica delle parole, però non... Allora, no, per parlare dei remiti, allora c'è la famosa cosa che viene recitata sempre nelle messe, no? Eravi un romito in poggi bonsi che non cagava ma sputava stronzi. Vedi che fanno gli eremiti. Sei carnacialesco, triviale, quell'altro... Ma sono i remiti, lo so io, sono i romiti, soprattutto quelli di Poggi Bonsi, e che cazzo, in provincia di Siena. Allora io, per esempio, al romitorio di Celestino Quinto ci sono stato, e sta lì, ci arrivi quando vuoi, ma non solo, altri che adesso non mi... Beh, lì ce l'avevano pure chiuso. Ma basta vedere San Benedetto oppure... Ma sono tutte cazzate. Sono tutte cazzate. Cioè, allora, era un romitorio effettivamente più attendibile di adesso, quando in Europa o in Italia c'erano 5 milioni di persone. In Europa 25, in Italia 5. O come Nuova Zelanda attualmente, che magari la prima famiglia ce l'hai 20 km di certo, distanza. Certo. E prendi l'aereo per andarci. Certo, no? Certo. Sono tutti il Piper, sono tutti il Piper lì, perché il più vicino sta a 100 km. Esatto, quindi quello è un eremitaggio vero, anche se non intenzionalmente voluto, no? Ma magari anche pure voluto, dipende. Quindi il fatto, ecco, adesso non so perché è andato a finire. Ah, perché? Perché loro sottraevano la loro presenza, il loro influsso, la loro capacità produttiva e sociale di stare appunto nella comunità e nella società degli uomini, sottraevano in realtà ben poco, perché un po' tutti erano eremiti. Quando tu immagini, oggi abbiamo 60 milioni di persone con una densità di 300 e passa persone per chilometro quadrato, quando ce n'avevi 5 ci avevi... Ma che 5? 3? Anche 3 milioni c'è stato, anche meno, attorno al 1000, anche meno di 2 milioni proprio. Avevano ammazzati tutti. E lì tu immagina 300 abitanti, no, all'epoca 300 abitanti, 30 abitanti, 10 abitanti per chilometro quadrato. All'epoca, quindi, considera alla che fine città, della guerra, erano tutti nei borghi o nelle città, bastava uscivi fuori dalla città e c'avevi 200 km di deserto. Alla fine della guerra gotica in Italia, siamo alla fine del 500, la totalità degli abitanti italiani era 25.000. Sì, sì, sì. 25.000? No, no, no. No, no. La guerra gotica. No, no, no. Ti sbagli. No, no. A Roma, alla fine della guerra gotica, c'erano 20.000, 25.000 persone. Assolutamente no. Attorno all'Ottocento, quando c'è stato, a fine Settecento, inizio Ottocento, nell'epoca di Adriano VI, Adriano I, proprio in funzione del fatto delle carestie che si verificavano, perché i romani coltivavano gli orti all'interno delle mura aureliane, non uscivano fuori perché fuori c'era di tutto, dai saraceni, perché infatti l'ultima scorreria è stata quella della battaglia di Ostia dell'848,
E dopo sono venuti qui da queste parti qui? Oh. No, 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 l'hanno sconfitti. Io, alla chiesa? La Lega, c'è stata la Lega, che adesso non mi ricordo più come... All'attuale chiesa delle sante, delle qui a Roma Nord. Dopo l'accordo anulare, subito dopo l'accordo anulare. Ma sì, c'è la cattedrale, che tra l'altro c'è un vescovo. Sarà stato probabilmente un gruppo di fuggiaschi della sconfitta della battaglia navale di Ostia che, dispersi in mare, hanno trovato rifugio sulla costa, essendo affondata la nave, e magari hanno creato ma sono gli stessi una legione. Che sono venuti l'amico tuo saraceno qui sulla casa. Ma i saraceni, Casal Saraceno si chiama Casal Saraceno per quello, gli assalti saraceni non è che sono finiti con la battaglia di Ostia. A Castel San Vincenzo, alla abbazia di Castel San Vincenzo, che era l'ultima propaggine delle abbazie benedettine, non so se lo sai, Castel San Vincenzo, dove sta Castel San Vincenzo, c'è ancora il castello e c'è anche l'abbazia, bellissima, se capita in zona andatela a vedere. I resti ovviamente, ma i resti sono enormi, era un'abbazia come quella di Montecassino, cioè era un forte, certo, tipo l'abbazia di, era proprio un controllo del territorio, certo. Gli abati si davano il voto di povertà, di eccetera eccetera, e non, di non sposarsi, pure se scopavano come ricci ovviamente, proprio perché votavano la loro esistenza alla lotta dei nemici della Chiesa, e in particolare ai saraceni, lì a Castel San Vincenzo. L'abbazia di San Vincenzo è stata distrutta appunto in un ultimo attacco attorno al 900 e qualcosa, adesso non mi ricordo più. Ma dopo due secoli c'è stato un aumento notevole della popolazione. Sì. Andatevi a vedere all'inizio del 600 qual era la densità della popolazione italiana dopo la guerra gotica. Io so così, vabbè. Verificheremo. Perché io dicevo, stavo dicendo una cosa prima. Quindi la ricchezza non la produce né l'eremita, certo, né il singolo individuo da solo, qualunque sia, anche se stai dentro casa, come conosco qualcuno io che sta metodicamente dentro casa, quello è una nullità per sé e per gli altri. Anche se in teoria, per estrema iperbole, uno potrebbe dire: col fatto che vivi, compri le cose, mangi e quindi compri, crei comunque economia, no? Tipo, io lo dico sempre, gli handicappati anche all'ultimo stadio, purtroppo per loro, ma creano comunque economia, perché c'è un badante. E se mangiano creano sterco, ricordiamoci. Però c'è la badante, c'è qualcuno che produce da mangiare, certo, per lui, i cibi, le scatoline, i giornali, se legge, che ne so, la televisione se la guarda e così, certo, via, insomma, ecco. Quindi il discorso è oggi di andare all'origine, di ritornare al fulcro della nostra società, che è l'individuo, e immediatamente dopo e collegalmente e collegialmente la famiglia. Se non si tutelano queste identità, la stessa, quello paradossalmente, anche i Rockefeller moriranno di fame, nel senso anche metaforico, perderanno tutte le loro ricchezze, perché che cazzo ci fai se tu non c'hai qualcuno che va a prendere col carro come si chiama, quello col carro attrezzi, no, col carro quello che portano il denaro là, sì, hai capito, sì, corazzato, sì, corazzato. Sì, col carro blindato, dove cazzo vai, non puoi manco prendere il tuo denaro, capito? Certo. Cioè, quindi sono condannati, che loro lo vogliono o meno, ad una vita in cui ci sia l'elemento umano costantemente presente ed assolutamente determinante della società, sotto qualunque profilo, da quello morale a quello economico, a quello finanziario, a quello storico, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Niente, mi pare che abbiamo detto e ridetto. Io, se fossi in te, chiuderei e ne facciamo un'altra, perché sennò sempre la gente, so long, quello è fuori discussione. Libertà.